Conte, Speranza, Fontana, Gallera, Borrelli, Brusaferro, Locatelli sono alcuni tra gli indagati nell'inchiesta sulla gestione Covid dei primi mesi della pandemia tra febbraio e aprile 2020. A 3 anni di distanza dai fatti, la Procura ha chiuso l'inchiesta con un messaggio epidemia colposa. Le vittime e i lati oscuri della vicenda, il procuratore aggiunto di Bergamo, Cristina Rota, con i PM Marchina e Mandurino, sotto la supervisione del procuratore Chiappani, ha tirato le somme di un'indagine con cui si è cercato di individuare le responsabilità della tragedia. La bergamasca dovette fare i conti con oltre 6.000 morti in più rispetto alla media dell'anno precedente, mentre l'ospedale di Alzano fu prima chiuso, poi riaperto. Un caso che ha lasciato perplessi e che si aggiunge alla mancata zona rossa in Valseriana, come invece era stato deciso per il Lodigiano. Chiaro quindi che la diffusione Covid fu sottovalutata, nonostante i dati indicassero che la situazione a Bergamo stava precipitando. Conte, sono tranquillo di fronte al paese. L'ex premier risulta tra gli indagati dell'inchiesta, ma lui, dopo aver appreso la notizia, si difende. Sono tranquillo di fronte al paese e ai cittadini per aver operato con il massimo impegno e con il pieno senso di responsabilità. Insieme a Conte, gli altri indagati sono l'ex ministro della Salute Speranza, il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, l'ex assessore al welfare Gallera, con loro anche il presidente dell'Istituto Superiore Sanità Brusaferro, l'allora capo della Protezione Civile Borrelli e Franco Locatelli. C'è anche Agostino Miozzo, coordinatore del comitato tecnico-scientifico nella prima fase dell'emergenza. In tutto, secondo quanto emerso, gli indagati sono una ventina.